Bene, buongiorno a tutti. Io inviterei a salire qui vicino a me i relatori, quindi Mario Cirillo, direttore di Dipartimento Valutazioni Ambientali di ISPRA, Andrea Bianchi, direttore dell'area politica industriale di Confindustria, Giuseppe Lopresti, il direttore della Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, il comandante del NOE, il generale Sergio Pascali e Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. Buongiorno. Prego, se volete. Nel frattempo, io dopo aver ascoltato i vari interventi precedenti, devo dire che il lavoro portato avanti, soprattutto anche in seguito alla tanto citata legge 132, ci ha permesso di trovarsi in questa unità univoca del sistema nazionale della rete di protezione dell'ambiente, una rete che ha permesso, grazie a tutti i colleghi, di formare questo lavoro. Ed è soprattutto, sarà importante, secondo me, anche cercare di portare come obiettivo futuro di estendere questa informazione ad altre anche attività, e soprattutto per portare a conoscenza tutte quelle che sono le altre attività di controllo che noi facciamo, che sono veramente tantissime. Prima ne parlavo con il generale e di altre attività di controlli, ce ne sarebbero da parlare tantissimo, e io spero che il direttore generale e il presidente di ISPRA possano cogliere questa occasione per poterne portare in futuro. Molto brevemente ho ascoltato, tratto degli spunti da quelle che erano il lavoro presentato da ISPRA. Sicuramente è una caratterizzazione ed è denotato assolutamente l'impegno dei tanti diversi operatori di tutte le attività che abbiamo svolto in Italia. È sicuramente interessante e molto gratificante e molto anche positivo il fatto che addirittura le visite ispettive la percentuale per quanto riguarda tutte le attività programmate sia così alta, superi l'80%. Questa è un dato secondo me molto importante. Abbiamo visto anche quelle che sono tutte le varie attività per quanto riguarda la competenza statale e la competenza regionale. Abbiamo forse dimenticato un impianto un po' particolare che andiamo a controllare, ne parlavo prima con Mario, che è fra i vari impianti, forse uno dei più originali, è il rigassificatore che alle porte vicino Rovigo, è un impianto sicuramente particolare. Il tema delle competenze regionali, spesso e volentieri in questi anni si parlava delle varie attività delle agenzie, e spesso e volentieri parlavamo di come prima della 132 tutte le agenzie, non, io le chiamavo fratelli o sorelle, ma non gemelli o addirittura cugini. Grazie alla 132 ci permette, con tutti questi, con i LEPTA, con l'arrivo dei LEPTA, con il catalogo dei servizi e tutto il percorso che stiamo seguendo, di poter essere sempre più vicini e simili in tutti i controlli che possono essere fatti da Rovigo a Siena, da Matera ad Aosta. Sicuramente non è facile poter gestire un'agenzia, l'abbiamo visto prima dei dati ad esempio, dell'amico, del direttore della Lombardia, che con un numero elevatissimo di impianti da monitorare, sicuramente la gestione nella programmazione non è quella simile come può essere un'agenzia anche più piccola, come ad esempio la Liguria che seguo, dove è molto più facile arrivare a dei numeri molto più alti o addirittura al 100% delle attività programmate. Per quanto riguarda la Seveso, c'è un impegno che ci dobbiamo prendere, perché per quanto riguarda gli impianti, gli stabilimenti a soglia superiore, nel 2016 si sono stati fatti dei passi in avanti per quanto riguarda i controlli, ma mentre per quanto riguarda gli stabilimenti Seveso a soglia inferiore, qui ci vorrà un impegno maggiore da parte nostra per poter anche pungolare il coinvolgimento delle regioni che non hanno ancora dato una pianificazione precisa. Io, visto che ho limitato quello che era un intervento che avrei voluto un po' dilungarmi, ma mi limito a questo, abbiamo la possibilità di poter avere circa 1 ora e 10, per cui circa 15 minuti a testa per voi. Io vorrei porvi a tutti, o quasi tutti, perché al generale avrò una domanda un po' particolare, un paio di domande che
poi chiederei a tutti quanti voi di poter dare una vostra risposta. Ovviamente noi qui a questo tavolo siamo rappresentati imprese, amministrazioni, interessi diffusi e quant'altro, ma io partirei dalla mia destra, partirei dall'Legambiente, partirei dall'estrema destra, Legambiente. Cosa vi aspettate dai controlli per il prossimo futuro? Vedo questo. No, questo è uno streaming. È pesante. Sì, innanzitutto ringrazio ISPRA per l'invito alla nostra associazione, ringrazio il presidente Laporta e il direttore Bratti e ovviamente l'Arma dei Carabinieri che ho ospitato questa vostra iniziativa. Sono anche occasione per rivedere e compagni di viaggio con cui lavoriamo ognuno dal proprio osservatorio, insomma il generale Ricciardi, il generale Pascali, il generale De Laurentiis, con cui stiamo lavorando da tempo non solo nell'ambito del protocollo che anche noi abbiamo firmato con l'Arma dei Carabinieri, insomma che è una collaborazione che è durata tanti anni. Che cosa ci aspettiamo sul fronte dei controlli ambientali nel nostro Paese in futuro? Io credo che per rispondere a questa domanda sia molto utile il rapporto che viene presentato oggi, che è un lavoro molto approfondito, molto articolato, ovviamente per addetti ai lavori, ma che dà insomma un po' la dimensione del lavoro messo in campo. Credo che questo sia un quadro conoscitivo utile, perché ovviamente questo è un sistema su cui bisogna intervenire inevitabilmente per fare dei passi in avanti rispetto a quello che è fatto fino ad oggi e se non si parte da un'analisi del lavoro fatto, difficilmente si riesce a capire quali sono i fronti su cui mettere in campo azioni per migliorare le prestazioni del sistema. È un lavoro da rivendicare, perché insomma ci sono tante attività che sono messe in campo in giro per l'Italia. Ed è giusto che il sistema nazionale, insomma, l'ISPRA e le agenzie regionali facciano questo lavoro di reportistica per poi appunto rivendicare il lavoro che è stato fatto. Ovviamente emergono le difficoltà, anche le difficoltà che sono, come dire, sono note, su cui è fondamentale focalizzare l'attenzione per permettere al decisore politico di mettere in campo quelle soluzioni che servono, perché questo è un sistema. Rispetto alla domanda che cosa ci aspettiamo, noi ci aspettiamo che aumenti non solo il profilo quantitativo del sistema dei controlli ambientali, ma aumenti anche il profilo qualitativo del lavoro che si fa. Questo diciamo in generale. Questo lo dico non solo perché vedendo il rapporto ovviamente emergono una serie di situazioni diversificate tra i vari impianti che sono oggetti del rapporto presentato oggi. Lo dico anche da rappresentante di un'associazione che è in 1.000 città italiane con i nostri circoli sul territorio. E abbiamo ben presente la difficoltà nel fare attività di controllo, magari non necessariamente nelle grandi aree industriali, dove anche lì, insomma, qualcosina, diciamo, forse in più si potrebbe anche fare, ma laddove ci sono presenze industriali, ovviamente meno rilevanti sotto il punto di vista delle dimensioni, della dimensione dell'area industriale, della dimensione degli impianti, ecco quello che continuiamo a notare sul territorio che c'è una difficoltà oggettiva, perché non ci sono probabilmente le condizioni operative, ma che è una difficoltà che il paese si deve in qualche modo accollare nel controllo su impianti più piccoli, che non necessariamente se sono più piccoli sono meno rilevanti nel potenziale impatto ambientale e nell'impatto ambientale e nel potenziale impatto sulla salute. Ecco, a fronte di richieste di situazioni di intervento sul territorio per aree industriali non proprio piccolissime, su impianti non proprio banali, ecco, continuiamo ovviamente ad evidenziare una difficoltà del sistema di intervento e su questo le istituzioni nazionali e le istituzioni regionali devono assolutamente tenere in considerazione queste difficoltà degli operatori
per in qualche modo fronteggiare quest'altra frontiera, perché non ci sono solo le Marghera, le Brindisi, le Taranto, le Augusta Priore e Melilli, il Porto Torres di turno, ci sono tante, continuiamo fortunatamente ad essere uno dei paesi manifatturieri più importanti al mondo, con tante difficoltà anche rispetto alla necessità di riconvertire alcuni cicli produttivi. Continuiamo ad essere, noi continuiamo a sostenere che l'Italia debba rimanere un paese manifatturiero, ma il paese si deve prendere la responsabilità di fare in modo che ci siano i controlli in maniera più o meno omogenea su tutto il territorio nazionale, partendo anche da quelle situazioni più microscopiche che sono più difficili da controllare. Questo è l'auspicio che noi abbiamo rispetto al sistema dei controlli ambientali. È chiaro che su questo il contesto normativo è decisivo. Siamo riusciti dopo 21 anni di lavoro a far approvare la legge sugli ecoreati nel 2015, nella scorsa legislatura, una legge che ha permesso sul fronte repressivo di mettere in campo una serie di strumenti che non esistevano per magistratura e forze di polizia. Ci sono alcune cose che, insomma, che dovranno essere, come dire, ulteriormente migliorate, ma su quel fronte direi che ci siamo. La legge sul sistema nazionale per la protezione dell'ambiente è un'altra norma che è traghettata tra una legislatura e l'altra. Ecco, continuiamo, oggi non c'è rappresentante del Ministero dell'Ambiente, o meglio, il decisore politico, chiedo scusa. Che ovviamente siamo in una fase di transizione. È fondamentale però che ci sono buone leggi che poi non vengono attuate perché mancano i decreti. Su questo è fondamentale, come dire, procedere. Noi abbiamo sostenuto con grande forza e l'abbiamo detto al Ministro dell'Ambiente in tutte le occasioni, diciamo, quelle pubbliche e anche quelle più informali. È fondamentale che il Ministero proceda alla emanazione dei decreti attuativi per fare in modo che quello che è previsto nella legge sul sistema nazionale, che non è decisiva ma che è importante, possa essere completato diciamo, nell'orizzonte che è stato definito e che è assolutamente condivisibile, di passare da un sistema di tante agenzie regionali a un sistema nazionale, perché questo è ancora un problema irrisolto. Ci sono ancora le tante velocità di cui parliamo da tanti anni. Quelle tante velocità riusciremo a renderle più paragonabili nel centro-sud, ad esempio rispetto al centro-nord, qualora il contesto normativo possa si completi e possa permettere agli operatori del settore e alle istituzioni, quello che competerà al Ministero dell'Ambiente, quello che competerà poi alle regioni, di poter accorciare queste distanze. Su questo però, ecco, dobbiamo avere il Paese deve avere delle capacità, dei tempi di risposta più brevi, perché perdiamo tante occasioni, perché le aziende più virtuose, lo abbiamo detto sulla legge sugli ecoreati, lo diciamo anche sulla legge sui controlli pubblici, le aziende più virtuose chiedono maggiore tutela rispetto a chi gli fa concorrenza sleale. Questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme, lo devono fare gli operatori del settore, lo facciamo noi come associazione di cittadini che su questi temi si batte da tanti anni, lo deve fare l'industria italiana. Credo che sia un interesse anche di Confindustria fare in modo che il sistema dei controlli ambientali sia più efficace, sia più efficiente e garantisca a chi rispetta la legge di non avere più il dumping economico ambientale che praticano le aziende che fanno finta che le norme magari non esistano. E su questo, ecco, dovremmo mettere in campo un'azione sinergica che ancora, lo dico con grande franchezza, non vediamo. Perché c'è ancora un po' il pregiudizio che i controlli siano un qualcosa che vessa un soggetto piuttosto che l'altro, invece che un sistema per permettere al Paese di fare meglio quello che ha fatto fino ad oggi con tutte le difficoltà. Dopodiché c'è il tema dell'eccessivo carico dei controlli, una volta viene una forza di polizia e poi un'altra volta viene il tecnico dell'AIA, e poi viene...
anche una necessità di uniformare questo sistema, ma se non lo chiediamo tutti, tutti i soggetti più interessati, e ripeto, il ruolo delle imprese in questo è decisivo, i tempi di risposta continueranno ad essere lenti e il decisore politico, adesso vedremo quale sarà il prossimo ministro dell'ambiente, ma noi non possiamo più permetterci di aspettare anni e anni riforme che altri paesi più maturi sotto questo punto di vista hanno già praticato. Abbiamo un contesto, diciamo, ormai sociale, imprenditoriale, che ha sicuramente fatto dei passi in avanti rispetto agli anni 90, e dobbiamo essere però coerenti e assolutamente efficaci nell'azione di risposta, perché continuiamo a perdere troppe occasioni. Quindi l'auspicio è sui tempi di risposta più brevi rispetto a esigenze su cui sostanzialmente la parte, diciamo, più sensibile a questi temi del paese ormai ha un concetto di condivisione assolutamente ampio. Grazie al Presidente di Legambiente. Io ripeto, col tema del controllo di impianti o di attività più piccole sono perfettamente d'accordo con lei, perché ad esempio cito una regione che conosco piuttosto bene, che è il Veneto, e il Veneto ad esempio con impianti di trattamento rifiuti o di recupero di materiali eccetera, c'è un quantitativo importantissimo, enorme, si parla di centinaia, 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 e non è facile, e secondo me è importante andare a verificare anche, soprattutto con la stessa puntualità, anche quegli impianti. Io, dopo il Presidente di Legambiente, darei la parola ad Andrea Bianchi, il Direttore delle Politiche Industriali di Confindustria. Passo. No, l'ho tenuto a mente. Ho fatto di tutto per abbattere. No, mi spiace. È il filo però, non è, no? Allora, no, anch'io volevo innanzitutto ringraziare molto l'ISPRA, il direttore generale Bratti, col quale abbiamo avuto un dialogo costante anche nella sua precedente attività. E devo dire che sono particolarmente contento di poter portare a questo tavolo un angolo di visuale particolare, naturalmente, che è quello delle imprese, che utilizzando la definizione che dava il dottor Bottarino è uno dei soggetti che è maggiormente interessati al tema dell'impatto antropico, nel senso che è uno di quei soggetti che attraverso la propria attività ha oggettivamente un impatto antropico molto rilevante, e naturalmente siamo assolutamente interessati a quella distinzione che faceva il professor Bottarino sull'impatto antropico lecito ed illecito, e che quindi l'impatto antropico non è di per sé un fatto illecito, ma ha delle delimitazioni che lo può rendere lecito. E sono contento di essere qua anche perché, voglio dirlo subito in apertura, riprendendo anche quanto diceva Ciafani, abbiamo un comune interesse, garantire una corretta competizione tra le imprese nel rispetto della normativa di tutela ambientale. È evidente che noi rappresentiamo un sistema di imprese molto ampio, ma il principio e gli obiettivi che noi abbiamo è che venga garantito all'interno delle imprese una corretta competizione, quindi un'applicazione uniforme di quelle che sono le normative ambientali, e quindi ogni comportamento delle imprese volto a aggirare o a violare le normative ambientali commette un reato anche contro la competizione, nel senso che è un modo, al di là dei reati ambientali che naturalmente vengono perseguiti, ma è anche un attacco ad una corretta competizione, un corretto comportamento all'interno di un mercato, del mercato. E quindi siamo assolutamente interessati affinché il sistema dei controlli sia efficace ed efficiente. D'altronde stiamo parlando, e parliamo oggi in particolare dei settori rientranti in AIA e nella direttiva Seveso, che sono una quota significativa del nostro sistema industriale. Pensiamo che nel 2016 sono 6.600 gli impianti sottoposti sotto controllo, e quindi rappresentano una quota molto rilevante del nostro settore, del nostro sistema manifatturiero,
che è un sistema manifatturiero che nel corso degli ultimi anni sta adottando, diciamo, i principi di sostenibilità ambientale all'interno del proprio modalità di comportamento. Calcoliamo che il settore manifatturiero non è soltanto chiamato a rispettare le regole di cui oggi parliamo in materia di tutela ambientale, ma è chiamato anche a dare un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici, alla riduzione dei gas clima alteranti. Quindi è un sistema manifatturiero in profonda trasformazione, in cui la tematica ambientale, più generalmente intesa, rappresenta uno degli elementi cardine degli investimenti di innovazione tecnologica che si stanno realizzando. Anche il recente piano di politica industriale, Industria 4.0, punta molto sulla digitalizzazione della manifattura e quindi anche sull'applicazione di innovazioni tecnologiche che consentano un'evoluzione in termini di sostenibilità del nostro sistema produttivo, perché siamo assolutamente convinti che nel futuro non potrà esistere un'industria che non sia sostenibile, non solo dal punto di vista economico e sociale, ma anche dal punto di vista ambientale. Anzi, siamo convinti che l'industria deve essere una dei principali protagoniste della costruzione di un mondo in cui sia ambientalmente sostenibile. Cosa dobbiamo fare per far sì che i rapporti tra normative ambientali e sistema produttivo possano generare effetti positivi? E in primo luogo, noi riteniamo che il nostro sistema produttivo è fortemente esposto alla concorrenza internazionale e in particolare alla concorrenza che ci viene dai paesi europei. E quindi il primo principio che noi in genere richiamiamo quando parliamo di normative ambientali è il cosiddetto gold plating, cioè evitare che normative nazionali impongano elementi più restrittivi rispetto a quelle che sono le direttive europee o le condizioni di competizione che caratterizzano almeno gli altri paesi dell'Europa. Sappiamo benissimo che le nostre imprese sono anche esposte ad una concorrenza da paesi extraeuropei in cui le normative ambientali, il dumping ambientale è assolutamente un elemento di competizione molto forte, però riteniamo che almeno all'interno del mercato europeo debbano assolutamente esistere norme uniformi e comportamenti uniformi sul versante dei controlli. Su questo tema, tra l'altro, c'è la direttiva sulle emissioni industriali che ha definito un quadro di riferimento comune, e quindi il primo principio a cui volevo richiamarmi nel momento in cui si cala nel contesto della normazione, della regolazione delle attività economiche è il principio del gold plating, almeno a livello europeo. Poi è evidente che esiste un rapporto tra imprese e controlli ambientali, che è poi l'oggetto del nostro intervento. Noi abbiamo letto con grande attenzione il rapporto presentato dall'ISPRA, che naturalmente rappresenta un contributo importante, tra l'altro è successivo anche all'altro rapporto che avevamo commentato all'interno della Commissione Ambiente, da cui emergono alcuni elementi fortemente critici. Chiaramente non ci fa piacere leggere il dato che sono state rilevate 1.350 non conformità sulle 2.600 visite ispettive effettuate. Quindi questo fa emergere un livello di criticità. È chiaro che, e anche qui mi rifaccio all'intervento del dottor Bottarino, il tema della non conformità può essere poi declinato in diversi livelli di gravità, come lui faceva riferimento. Quindi abbiamo bisogno di ridurre assolutamente questo dato attraverso fondamentalmente un'attività di informazione e sensibilizzazione sul fronte delle imprese, che noi naturalmente come sistema di Confindustria facciamo, ma anche attraverso un'attività di riforma della legislazione ambientale che renda a quello che noi chiediamo regole chiare, semplici, che stabiliscono con certezza le condotte da adottare, i valori e le condizioni da rispettare, in modo che sia le imprese che gli enti di controllo possano implementarle correttamente senza alimentare contenziosi. Quindi la semplicità e la chiarezza del quadro normativo e regolamentare è assolutamente un elemento di essenziale, ma probabilmente non basta. Le normative ambientali sono normative con un forte grado di tecnicità
e quindi riteniamo che potrebbe essere introdotto all'interno del sistema dei controlli meccanismi di interpello simili a quello fiscale, per assicurare agli operatori, anche attraverso le associazioni imprenditoriali, un confronto con l'amministrazione in grado di evitare sanzioni e sequestri a fronte di regole spesso di difficile interpretazione. Quindi il principio del meccanismo dell'interpello è uno dei principi che riterremmo potrebbe aiutare a ridurre quei numeri a cui facevamo riferimento. Abbiamo bisogno poi anche, proprio in relazione alla complessità delle materie ambientali e anche alla necessità di un approccio multidisciplinare. Io sono un economista, oggi sono in un quadro, in un contesto di grandi giuristi, però credo che a questi temi ci sia bisogno assolutamente di un approccio interdisciplinare e in particolare di adeguate forme di consultazione degli stakeholder. Io credo che il sistema industriale sia portatore di una conoscenza, per esempio sullo stato della tecnologia, sullo stato dell'arte, dell'avanzamento tecnologico, quello che poi vengono definite con termini europei le BAT, le Best Available Techniques, che debbano assolutamente far parte del patrimonio di conoscenza della pubblica amministrazione. Io quindi credo che debba essere valorizzato il contenuto di conoscenza e di sapienza e di, sul versante dell'innovazione, della tecnologia portatrice del sistema industriale, e debba in qualche modo entrare nei processi di formazione delle norme e delle regole. Credo poi che possiamo introdurre forme di controllo collaborativo che in qualche modo consentano un più corretto rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti che devono fare i controlli e il sistema delle imprese. Chiedo che in qualche modo possiamo fare riferimento a quelle che sono le linee guida sui controlli che sono state recentemente applicate, che fanno riferimento ad alcuni principi che secondo me sono principi di carattere generale che possono anche essere applicati al sistema dei controlli ambientali: la chiarezza della regolazione, la proporzionalità del rischio, il coordinamento delle attività di controlli, l'approccio collaborativo del personale, la formazione. Sono tutti elementi che devono diventare elementi costitutivi di un'agenzia che deve fare i controlli. Vado assolutamente alla conclusione dicendo che rispetto a questi principi che ho enunciato, io credo che la costruzione di un sistema a rete delle agenzie ambientali sia una prima risposta. Sia una prima risposta perché consente di avere un'uniformità sul territorio nei controlli e consenta più che altro anche uno scambio di buone pratiche, di best practice che siano assolutamente essenziali. Quindi io credo e chiudo che l'elemento collaborativo tra i diversi soggetti che sono oggi rappresentati in questo tavolo, quindi le legittime rappresentanze, diciamo, ambientali che in qualche modo tutelano l'interesse dell'ambiente, le legittime rappresentanze del sistema delle imprese e la pubblica amministrazione possano trovare assolutamente un terreno di collaborazione che non solo è auspicabile ma è assolutamente necessaria condizione affinché il sistema dei controlli sia efficace ed efficiente. Grazie. Bene, beh, direi che il tema della formazione e informazione anche per noi è molto importante, per cui al di là di questo evento, questo incontro a Roma nazionale, credo che tutte anche noi agenzie ambientali spesso e volentieri ne promuoviamo nelle nostre regioni, per cui coglieremo sicuramente l'occasione di invitarvi a livello regionale per poter anche lì dare informazione e formazione. Io adesso darei la parola per il contributo al direttore Mario Cirillo. Mario, se vuoi. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Beh, allora, diciamo, allo stimolo di Chicco Pepe io rispondo un po' come facente parte del sistema, no? Quindi, no, intervento brevissimo, diviso in due. Una, qualche considerazione appunto come facente parte del sistema. Noi, intendo ISPRA e le ARPA, siamo da anni impegnati in un'attività che dovrebbe cominciare a compensare quel problema di omogeneità che sappiamo tutti esistere, no? È stato evocato più volte stamattina. L'Italia è molto diversificata sotto molti profili e anche sotto il punto di vista appunto delle stesse opportunità in termini di protezione dell'ambiente c'è una profonda diversità fra nord, sud, isole, eccetera, eccetera.
Il sistema ha lavorato in questo senso per migliorare la capacità di omogeneizzare anche i controlli e l'approccio alla tutela dell'ambiente prima che venisse approvata la 132. Molta attività è stata fatta nei precedenti piani triennali del sistema. Ovviamente nuova linfa e nuova spinta adesso viene dal fatto che c'è una legge dello Stato che ha creato questo sistema. Noi sappiamo, lo sanno il nostro Presidente, il Vicepresidente, il nostro Direttore Generale, che esistono i tavoli istruttori del Consiglio, che sono le sedi, come dire, di elezione in cui si esplicita questa attività, diciamo, tecnico-gestionale, affinché il sistema diventi sempre più veramente un sistema a rete. Esiste un tavolo che si chiama controlli e monitoraggio, su cui appunto le migliori energie del sistema stanno lavorando proprio per mettere a punto strumenti, metodi operativi che garantiscono sempre più e sempre meglio un'organizzazione in maniera tale che il cittadino della Sicilia, il cittadino della Valle d'Aosta, il cittadino del Lazio abbiano asintoticamente le stesse opportunità. Ovviamente non è una cosa facile, è una cosa che deve essere fatta nel sistema, ma guardando al di fuori del sistema, quindi ben vengano le sollecitazioni a interloquire, interagire, diffondere, e mi pare che questa è un'occasione emblematica di come c'è questa propensione. Quindi siamo in cammino, voglio dire. L'altra considerazione che volevo fare è un po', diciamo, esterna al sistema, e mi avvio alla conclusione perché l'ora comincia ad essere tarda. Controlli sugli impianti industriali. Ora, dobbiamo essere sinceri, noi siamo il secondo paese manifatturiero dell'Europa, il nostro sistema industriale nasce essenzialmente nel secondo dopoguerra, molti impianti sono vecchi in Italia e la crisi economica che ci ha attraversato e da cui stiamo auspicando di uscire non ci ha aiutato. Impianti vecchi significa ruggine, significa serbatoi che si bucano e perdono, significa incidenti, parliamoci chiaro. Ora, sappiamo che ci sono tutta una serie di termini, bonifiche, risanamento, ripristino, io le chiamo, cioè io sono l'ingegnere, abbiate pazienza, queste sono ellissi semantiche, ma insomma, quando poi c'è una perdita grave di greggio, sì, ha voglia a fare i piezometri, a tirar fuori il surnatante, a separare, eccetera. Il grado di irreversibilità di questi eventi, chi si occupa della questione non lo sa. Insomma, no? Poi possiamo anche chiamarlo risanamento e ripristino, ma insomma, la cosa migliore è che non avvengano. La cosa migliore è che non avvengano. E quindi bisogna prevenirli. Perché dico questo? Perché questo significa un'indicazione, io da tecnico mi permetto di dire, un'indicazione ai decisori per quanto riguarda la politica industriale. Perché ci sono delle realtà nel nostro paese in cui evidentemente c'è una grossa sensibilità ambientale, si verificano episodi poco simpatici, l'opinione pubblica preme sugli amministratori locali e il risultato netto di tutto questo è, per esempio, il phasing out dell'installazione industriale che sta su quel territorio. Ecco, mi permetto di dire, questa non è una decisione, come dire, molto spesso saggia. Mettetevi dal punto di vista del proprietario, della proprietà. Se io so che la mia raffineria dovrà dismettere nel giro di 5, 10, 15 anni, che interesse ho io a mantenere quella raffineria, a migliorarla, a infiocchettarla come Dio comanda dal punto di vista ambientale? Quindi attenzione, penso a Milazzo ma penso anche ad altre realtà italiane, cioè una volta che c'è un sito industriale con delle installazioni, dire dismettiamo questa cosa va fatto con molta ponderazione. Altra cosa è dire no, tu rimani però mi garantisci come Dio comanda una gestione ambientalmente compatibile, perché a questo punto è interesse di chi ha la proprietà di quella roba a far sì che quella roba funzioni come Dio comanda. Naturalmente poi ci vogliono i controlli all'altezza. Ecco, io voglio farla questa considerazione perché poi io ho
l'onore in questo periodo di dirigere il dipartimento all'interno del quale si fanno i controlli ambientali, che è un pezzettino di questa catena molto complessa. Però noi adesso ultimamente ci ritroviamo ad avere una sequenza di eventi molto preoccupanti, e sappiamo che questa storia non finisce. Io l'ho detto pure al direttore Lopresti, no? Forse sarebbe il caso da parte della pubblica amministrazione di sensibilizzare, ragazzi, dobbiamo prevenire. Molti impianti nostri sono obsoleti, sono vecchi, c'è molta ruggine, nelle ispezioni noi andiamo a vedere che c'è molta ruggine, quindi i tubi, le flange, i serbatoi, insomma, no? Adesso io non vado a elencare tutti gli eventi che sono accaduti negli ultimi 6 mesi, ma sono parecchi. Allora, vogliamo veramente guardarci nelle palle degli occhi e dire lanciamo un piano nazionale di prevenzione di questi eventi, Però questa cosa si può fare solo con una politica industriale seria, sostenibile anche dal punto di vista ambientale. La chiudo qui. Adesso passo la parola al direttore Lopresti. Ho imparato mi piace prendere dalle vari spunti di Mario il tema di smettere con ponderazione, perché è un tema molto particolare. Io penso anche a un'azienda importante, un'azienda del nord che adesso è nota alle cronache per aver, fra virgolette, inquinato col tema degli inquinanti emergenti. Un'azienda che in teoria è presente da 30 anni forse, che ha cambiato 4 proprietà, e cambiando 4 proprietà è difficile andare a recuperare sul tema di chi ha dismesso cosa o quant'altro, chi ha modificato come, perché e quant'altro. Sono fasi molto particolari, molto difficili da andare a capire, da andare a giudicare, da andare a controllare. Direttore, prego. Allora, buongiorno a tutti. Volevo cominciare dal fondo, una materia che non c'entra con i controlli, ma ero stato chiamato in causa sul discorso effettivamente delle dismissioni e degli investimenti da fare sugli impianti industriali. E le finalità dell'AIA sono quelle di aggiornare il parco industriale di tutta Europa con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. È evidente che qualora un'azienda non riesce a fare manutenzione, non applicherà manco le nuove migliori tecniche disponibili e tendenzialmente chiuderà e se ne andrà. E andiamo sul problema di cosa succede del sito dopo che l'azienda se n'è andata, è fallita, ha chiuso, qualsiasi cosa succeda. Tanto più se è un'azienda impattante, tanto più se è un'azienda che sta lì da 50 anni. Considerate che la normativa ambientale in Italia si è applicata in gran parte a un parco industriale già esistente, non a un parco industriale che si è sviluppato dopo la normativa ambientale, ma a un parco industriale che in gran parte si è trovata a esistere quando la normativa ambientale esisteva. Per esempio, molti impianti non hanno una valutazione di impatto ambientale perché nel 1987 già erano in esercizio, la normativa prevedeva che non si dovesse fare la valutazione di impatto ambientale. Quindi il problema delle dismissioni è un problema serio, è un problema che adesso si sta cercando di far fronte, a cui si sta cercando di far fronte con la relazione di riferimento di derivazione comunitaria. Tutti gli impianti AIA adesso sono obbligati a fare una relazione relativamente allo stato dei luoghi al momento in cui è rilasciata l'autorizzazione e prestare un'idonea fideiussione per la rimessa in pristino dei luoghi alla cessazione dell'attività. È evidente che questo può essere un sistema. Il problema invece degli investimenti necessari è un problema di politica industriale, come diceva Cirillo giustamente, non è un problema tanto ambientale quanto un problema generale della politica industriale del Paese. E in questo si potrà inserire anche il discorso che è stato fatto recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha approvato il nuovo piano che è stato mandato a Bruxelles, adesso non mi ricordo qual è, quello sulla dismissione energetica, adesso non mi ricordo l'acronimo, quello che prevede per esempio l'uscita dal carbone entro il 2025. È chiaro che anche quello, non mi ricordo, ogni volta mi sfugge, strategia energetica nazionale, che prevede l'uscita dal carbone nel 2025. Adesso vedremo che farà il nuovo governo, ma è chiaro che quella scelta comporterà dei costi per il sistema e per gli operatori, perché ci sono impianti come per esempio Torre Valdanica Nord, che è un impianto a carbone innovativo. Considerate che nelle riunioni sui BREF che facciamo
che si fanno a Siviglia in genere, le organizzazioni ambientali portano ad esempio come limiti da traguardare quelli che abbiamo dato a Torre Valdalica Nord, perché è un impianto recente a carbone di 10 anni fa. Non credo che l'Enel l'abbia ancora ammortizzato, quindi in ogni caso se si chiude al 2025 ci saranno dei problemi di costi. Quindi il problema di politica industriale si pone su queste questioni, ma è un problema non tanto ambientale, ma un problema di governo che speriamo sia nell'agenda del prossimo governo. Per quanto riguarda invece più specificatamente cosa ci attendiamo dei controlli, io vorrei separare un attimo il ragionamento tra Seveso e AIA. La Seveso, diciamo, è più antica come sistema di controlli, e perché è una normativa più risalente nel tempo e che abbiamo seguito noi come Ministero, perché quando uscì la riforma Bassanini uscì insieme alla legge di recepimento della Seveso, Coeva, e non si capiva quella competenza di chi fosse. E quindi per un lungo periodo di tempo abbiamo supplito, per esempio per le ispezioni sugli impianti di più alta pericolosità, quelli che erano rimasti di competenza statale, con ispezioni fatte da noi. E la difficoltà è stata effettivamente fare un'ispezione l'anno per tutti gli impianti. Poi col recepimento della Seveso 3 la competenza è passata al sistema delle regioni e al sistema agenziale, che in qualche misura da quando è entrata in vigore hanno rafforzato sicuramente il sistema di controllo, specialmente degli impianti di più basso profilo. Su questo io prenderei spunto da quello che diceva il Presidente di Legambiente sul discorso della diffusione dei controlli, che è una criticità. Cioè non è soltanto l'analisi di rischio che conta per effettuare i controlli. I controlli negli impianti piccoli sono molto importanti, perché i piccoli impianti sono quelli più tendenti a non rispettare le regole, a volte anche per mancata conoscenza, cioè sono quelli gestiti, diciamo, meno. Considerate che gli impianti soggetti ad AIA in genere sono spesso certificati EMAS, sono certificati ISO. Gli impianti piccoli no. E faccio un esempio, perché l'ho detto questo, per la Seveso. Per la Seveso una criticità, per esempio, la Seveso in realtà non è un controllo esclusivamente o spiccatamente ambientale, è un controllo per la sicurezza, collegato alla sicurezza dell'impianto. Sotto questo aspetto, per esempio, i pirotecnici, che sono tutti impianti piccoli, molto piccoli, a volte gestiti familiari, e adesso quest'anno non è successo, negli ultimi anni 2-3 volte l'anno esplodevano, uccidendo tutti gli operatori, e con morti di 10-20 persone, in genere erano lontani dai centri abitati. Sono impianti che, se non vengono gestiti con un rigido protocollo di sicurezza, basta una scintilla, come si può immaginare, per innescare. La scintilla elettrostatica, quindi se non si scarica bene i vestiti, e basta una scintilla per far esplodere l'impianto. Quegli impianti, per esempio, non vengono, secondo me, ancora sufficientemente esaminati. Quelli andrebbero visitati una volta all'anno, tutti gli impianti pirotecnici. Noi, quando avevamo lanciato proprio una campagna per gestire, era stato un caso anche che era finito con interrogazioni, perché per un accidente statistico in un anno c'erano stati 3 episodi con alla fine 40 morti, perché poi muoiono tutti quando esplodono gli impianti pirotecnici. Questo per quanto riguarda il settore Seveso. Il settore Seveso è stato un settore più maturo, in cui vedo la criticità. Comunque il rapporto dà contezza che si sono fatti grossi passi avanti. Le criticità sono solo di due tipi: sono nel numero che devono essere fatte di ispezioni, purtroppo gli impianti sono tanti e la direttiva prevede che almeno una l'anno tendenzialmente dovrebbe essere fatta per gli impianti Seveso, e l'altra criticità è il numero degli ispettori. Sono ispezioni molto che richiedono un know-how molto preciso, e quindi il problema della formazione. A questo abbiamo cercato di ovviare con dei corsi, anche a cui abbiamo concorso anche noi, organizzati da Ispra, però quella è una possibile altra criticità sotto questo profilo. La Seveso, diciamo, no, quindi sotto questi aspetti non ha particolari problematiche, se non quelle che ho detto. Diverso è il discorso dell'AIA, quindi dei controlli ambientali sugli impianti in senso ambientale più stretto, ossia il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione in primo luogo. Allora, anche lì, in questi 10 anni c'è stato un passo da gigante. 10 anni fa l'AIA non si sapeva manco cos'era,
cioè nel senso 10-15 anni fa, e io ho avuto il piacere, diciamo, di seguire l'AIA sin dalla sua formazione, perché prima di essere direttore generale ero il dirigente responsabile dell'AIA, quindi sin dalla sua istituzione. E mi ricordo le prime riunioni con le aziende, anche grosse aziende, che non ci volevano dare le carte, ossia l'amministrazione non conosceva gli impianti 15 anni fa. Spesso non ci entrava perché la normativa era frammentaria, non aveva proprio contezza di come fosse fatto l'impianto. Sto parlando anche di impianti grandi. E vedevo nei direttori dello stabilimento la difficoltà a entrare in una nuova logica, quella che le carte ce le dovevano dare. Dicevano: ma questa è politica industriale, voi che c'entrate, voi non potete avere le nostre carte. Ecco, rispetto a questo, in 15 anni si è fatto un grossissimo progresso. Adesso nessuno più si sognerebbe di dire una cosa del genere, tutte le carte si ottengono e c'è stato un progresso fondamentale, forse è difficilmente apprezzabile, ma 10-15 anni fa i controlli erano veramente a uno stato embrionale. Quindi è stato fatto un progresso notevolissimo, sia col rilascio delle AIA, quindi l'autorità competente ha rilasciato l'AIA, grazie anche agli organi di controllo e ad ISPRA si sono definiti i piani di monitoraggio e controllo. Mano a mano, con gli esami e con le nuove autorizzazioni, i piani di monitoraggio e controllo si sono affinati sempre di più e anche il meccanismo dei controlli si è affinato sempre di più. Quindi su questo è stato fatto un grossissimo progresso, di cui questo dà ampia testimonianza. Quali restano i problemi e che cosa ci aspettiamo per il futuro? Il primo grosso problema è la frammentazione. La frammentazione che l'intervento del magistrato del dottor Bettarino prima aveva evidenziato, aveva evidenziato, è una frammentazione che ha più livelli. Cioè una frammentazione giudiziaria, cioè nel senso, io mi accorgo, anche parlando con le procure, come persona informata dei fatti, o seguendo in varia misura procedimenti giudiziari, che ormai i giudizi ambientali non sono diventati più scontri fra difesa e accusa o scontri fra la procura che istruisce e l'imputato, ma fra i periti, fra il perito da una parte e il perito dall'altra, quello che ha ricostruito l'operato dell'amministrazione in un modo, scelti autonomamente dal magistrato, che hanno le loro idee e che spesso poi in dibattimento si riducono in contrasti fra perizie. Cioè che non fanno bene a nessuno, perché poi spesso questi dibattimenti si chiudono con l'assoluzione, perché o durano tantissimo e quindi si va in prescrizione, oppure nessuna delle perizie prevale sull'altra. Quindi in questo il ruolo di un'amministrazione credibile e seria, come quella appunto che può essere il sistema agenziale, che possa fornire da unico riferimento per la magistratura, che eviti quindi il ricorso a continue perizie su settori, io sto pensando al settore dei rifiuti, le caratteristiche dei sottoprodotti, le caratteristiche delle scorie, ci sono addirittura le scuole di pensiero nelle università, cioè è evidente che la certezza del diritto, prima di tutto per l'operatore, viene un po' meno. Un discorso molto importante potrebbe essere quello della riforma Orlando, con la costituzione del criterio, sia pure limitato, del precedente, che possa influenzare le sentenze successive. Quindi frammentazione sicuramente nel sistema giudiziario, frammentazione nelle ARPA. Obiettivamente noi abbiamo ancora, il tentativo è quello del sistema agenziale, ma abbiamo ancora le ARPA che non sono allo stesso livello. Ci sono ARPA che sono degli uffici di eccellenza, veramente in grado da sole di gestire anche le autorizzazioni ambientali, e ci sono ARPA che in alcune regioni mi risulta non sono ancora del tutto costituite, si sta ancora ai presidi multizonali per alcune ARPA. È chiaro che una situazione del genere non può funzionare, cioè se non si raggiunge un livello, i LEPTA potrebbero essere un'idea se si raggiungessero, ma se non si raggiunge un livello unitario è chiaro che anche lo stesso livello dei controlli, nonostante lodevole iniziative che può assumere ISPRA, ma ISPRA principalmente è l'organo di controllo della mia direzione sotto il profilo, quindi delle AIA nazionali, non è che può supplire a tutte le AIA regionali, è chiaro che ci sarà una disparità di trattamento collegata alle diverse forze in campo. E spesso sono le regioni meno attrezzate sono quelle che hanno impianti importanti. Quindi frammentazione anche sotto il profilo della gestione delle ARPA. Ultima frammentazione è quella della normativa.
Questo deriva anche dall'impostazione dell'articolo 117 della Costituzione. La normativa regionale spesso non è unitaria. Quello che si può fare in una regione non si può fare in un'altra regione. Quello che è consentito a livello ambientale in una regione non si può fare in un'altra regione. Quello che è sottoprodotto in una regione non lo è in un'altra regione. In questo, diciamo, stiamo cercando di far fronte con i due coordinamenti fra autorità competenti istituiti dalla legge, ne abbiamo tutti e due all'interno della mia direzione, con le regioni, sia in materia di Seveso sia in materia di AIA. Però anche quello è molto difficile, perché comunque dobbiamo fare i conti con l'articolo 117, che non è stato riformato a seguito del referendum, e quindi di competenze precise che comunque sono in capo alle regioni. Quindi ho quasi finito. Soltanto due cose finali. La principale criticità è questa sulla frammentazione a tutti i livelli. Il numero di controlli e l'efficacia dei controlli. L'efficacia dei controlli ci si arriva mettendo a punto i piani di monitoraggio e controllo attraverso successive raffinazioni collegate al rilascio successivo delle AIA. Il numero di controlli, sono d'accordo col Presidente di Lega Ambiente, bisogna rafforzare le strutture di controllo, bisogna individuare una normativa che consenta all'amministrazione di fare quello che la legge gli chiede di fare. E questo è un problema, ovviamente, come quello di politica industriale, è un problema, uno dei problemi da porre al prossimo governo. Grazie. Grazie, direttore. Bene, dopo aver posto questa domanda iniziale a tutti i membri di questa tavola rotonda, al comandante Renoe farei una domanda un pochino diversa, nel senso che ci piacerebbe sapere che cosa emerge dalle indagini che attualmente sono in corso. Signor Generale, prego. Buongiorno a tutti. Mi rifaccio ad una fonte che è la relazione dello scorso anno della Procura Nazionale Antimafia. Tra le pagine della relazione, laddove si parla dell'attività di contrasto ai delitti ambientali, emerge in maniera chiara, frutto anche di tanti incontri, frutto di tanti interventi con i signori magistrati della Procura Nazionale e con i procuratori distrettuali, emerge il ruolo centrale, non me ne voglia il dottor Bianchi, ma non perché ha battuto il mio cartello, emerge la figura centrale dell'imprenditore. Noi sino a qualche anno fa abbiamo sentito parlare del controllo totale della criminalità organizzata, di tutto ciò che riguarda il traffico nazionale e internazionale di rifiuti. Non lo dico io, ma è evidenziato nella relazione, non è così. La criminalità organizzata non ha il controllo del traffico dei rifiuti. Da tutte le indagini condotte sino a questo momento sono emerse situazioni collusive, senza dubbio riconducibili all'articolo 7 della legge del 91, al cosiddetto concorso esterno, a rapporti di contiguità con organizzazioni criminose, sono emersi, ma più che altro perché l'imprenditore è perfettamente consapevole dell'esistenza in vita sul territorio dell'organizzazione criminosa e si avvale dell'organizzazione criminosa laddove deve condurre determinate attività. In buona sostanza, ciò che emerge da tutte le indagini sono ipotesi riconducibili al delitto di impresa. Ripeto, non me ne voglio il dottor Bianchi, abbiamo tanti imprenditori sani, tanti imprenditori virtuosi, però è fuor di dubbio che vi sono tanti imprenditori che, avvalendosi di documentazione fittizia, di falsificazione di atti,
del cosiddetto girobolla, non in tema di rifiuti, in tema proprio di smaltimento dei rifiuti, non vogliono sostenere spese. Tutte le gare di appalto fatte dalla pubblica amministrazione toccano principalmente la raccolta. Per cui dicevo poc'anzi, prima dell'incontro, che il pubblico amministratore non preparato, e sappiamo benissimo quanta superficialità vi è in questo settore, ritiene che il sistema rifiuti funzioni se la raccolta viene fatta in maniera dignitosa. Se le città sono pulite, il sistema rifiuti funziona. Nessuno si preoccupa dello smaltimento, che è la cosa più importante e che poi mi porterà a parlare brevemente dei controlli. Per cui dalle indagini emergono rapporti pactum sceleris tra amministratori e imprenditoria locale, patti di reciproco sostegno che portano poi al cosiddetto voto di scambio, perché l'imprenditore che opera nel settore dei rifiuti è un grosso elettore, questa è la realtà. Grosso elettore, imprenditore che non vuole sostenere costi, perché i costi per lo smaltimento sono costi improduttivi. Questo è il quadro e questo è suffragato nella relazione. Veniamo all'aspetto toccato dal dottor Ciafani sul quantitativo e qualitativo dei controlli. I controlli vi sono, però noi abbiamo bisogno, noi badilanti, noi operatori, abbiamo bisogno di strumenti e di una legislazione che sia chiara, inequivoca, di una legislazione non schizofrenica. Io continuo, nonostante vi sia oggi una maggiore sensibilità, un maggior risveglio culturale in materia ambientale, abbiamo una produzione legislativa, ecco, rimodulando una frase che mi ha colpito del dottor Battarino, che si muove in un clima di malintesa velocità, Abbiamo gli strumenti importanti, la legge 68 ha visto delle nuove ipotesi delittuose, la legge 132 benvenga dopo tanti anni di dibattito politico, però emanata la legge passano anni e anni per avere i decreti di attuazione, i decreti attuativi. Con riferimento alla legge 68, noi polizia giudiziaria non sappiamo ancora chi, nonostante io abbia fatto una mia proposta passata attraverso il Ministero dell'Ambiente e poi indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, non sappiamo a chi devono essere corrisposti gli oneri contravvenzionali. C'è un disegno di legge, deve essere ripreso, ma ancora non lo sappiamo. Naturalmente, non sapendo dare indicazioni precise alla ditta destinataria del controllo, è chiaro che limita l'operatore talvolta anche dall'esercitare un controllo ancora più accurato. Ma guardando un po' al passato, il nostro legislatore nel 1991 ha tirato fuori, anzi ha inquadrato la figura dell'energy manager. Bene, siamo arrivati ad una revisione con una legge del 2010, non si può sanzionare i comuni, a parte il fatto che tutti i comuni superiori ai 10.000 abitanti non hanno la figura dell'energy manager, sono tantissimi i comuni. E nel settore industriale ancor meno, soltanto credo le grosse holding di Stato, le grosse aziende hanno la figura dell'energy manager. C'è una legge che dice che va punito l'ente o l'industria che non ha la figura dell'energy manager, ma non si dice in che misura va punita e chi è il destinatario dell'eventuale contravvenzione, per dire.
Per ultimo, voglio toccare l'argomento più importante, perché è fuori di dubbio che le emissioni atmosferiche e l'inquinamento acustico sono tutti settori importanti, però ritengo che sia più importante il settore dello smaltimento dei rifiuti, essendo diverse le nostre regioni nel paese che si trovano in una situazione di grave emergenza. L'attuale governo, circa 2 mesi fa, credo a fine febbraio, dinanzi ad una situazione emergenziale, ha emanato un decreto nominando commissario straordinario, ne parlavo col dottor Vazzana, commissario straordinario il presidente della regione Sicilia per i rifiuti e per l'emergenza idrica. Noi facciamo i controlli, vero, non sono d'accordo col dottor Lopresti, mi pare abbia detto che le imprese più piccole sono quelle che sono meno ottemperanti, no, a quelle che sono le norme. Sì, è così, ma noi con molto senso civico ci preoccupiamo anche dell'imprenditore e delle difficoltà in cui versa l'imprenditore, per cui sono delle valutazioni che io suggerisco sempre ai miei collaboratori di valutare attentamente la posizione e le difficoltà in cui si muove l'imprenditore. Ma ripeto, in materia di smaltimento dei rifiuti, noi abbiamo, e ho fatto riferimento all'ultimo decreto, un decreto che dà al Presidente della Regione nomina commissario straordinario, e in questo decreto si prevede la realizzazione di due nuove discariche. Allora vorrei un attimo richiamare l'attenzione, visto che è un consesso così qualificato con tutti gli amici dirigenti delle agenzie regionali. Noi da una parte il Ministero dell'Ambiente nomina un commissario straordinario per le discariche, abbiamo ben 51 siti di interesse nazionale che devono essere bonificati, con tutta una serie di punti interrogativi sulle bonifiche, no? Tutta una serie di punti interrogativi. Quindi le discariche vanno abolite, le discariche non devono esistere, in discarica deve andare nel maggiore dei casi il 3%, le discariche non le vuole la Comunità Europea. Noi abbiamo 2 mesi fa un decreto che prevede la realizzazione di 2 discariche. Beh, questo genera un certo smarrimento, perché laddove si chiedono dei controlli accurati, nella scorsa legislatura regionale in Sicilia noi non siamo intervenuti, dico noi, polizia giudiziaria, perché bisognava sequestrare, e sequestrare noi avremmo aggravato ancora di più la situazione del paese, perché dovevamo intervenire su discariche assolutamente non a norma, in cui è vietato portare, cioè stando alle direttive della Comunità Europea, il tal quale. Allora ho fatto dei brevi riferimenti, veramente noi viaggiamo a diverse velocità, da una parte emaniamo gli strumenti, dall'altra parte nominiamo un commissario delle discariche, dall'altra parte ancora l'attuale governo consente la realizzazione di 2 discariche. Ecco, quando facevo poco fa riferimento ad una situazione schizofrenica, lo dicevo proprio in tal senso. È chiaro che con una legislazione univoca, con una legislazione armonica, sia come produzione legislativa, sia come legislazione di una sana politica industriale e di una sana politica giudiziaria in maniera ambientale, abbiamo bisogno che tutto si armonizzi e che sia facilitato l'intervento un po' in tutti i settori, ma principalmente nei confronti di quelle imprese, ecco, mi riferisco ancora al dottor Lopresti, non dobbiamo correre il rischio di intervenire sui piccoli perché i grandi non si possono colpire, perché
siamo in una situazione emergenziale, cioè in buona sostanza tutte, prendo con riferimento la Sicilia perché vi è stato il decreto, no? L'ultimo decreto, non si può intervenire nei confronti di tutte quelle ditte impegnate nello smaltimento dei rifiuti quando vanno a non smaltire assolutamente nulla e a buttare il tal quale nelle discariche che sono vietate. Quindi delle due l'una, o realizziamo le discariche, ma ciò non lo possiamo fare perché la comunità europea non ce lo consente, e la comunità europea ha come interlocutore lo Stato centrale, ha il Ministero dell'Ambiente, e quindi anche in questo mi avvio verso la fine, occorrerebbe vedere e prendere, spero lo faccia la prossima legislatura, un'ipotesi di revisione anche costituzionale, ma nelle more di una revisione costituzionale, di vedere un po', di rivedere le competenze tra lo Stato centrale e le regioni e gli altri enti periferici, perché vista la situazione ambientale nel nostro paese occorre che sia lo Stato centrale a regolare determinate materie. Non siamo nel 74, quando in una fase di decentralizzazione noi pensavamo che le regioni potessero risolvere il problema. Le regioni non possono risolvere il problema, le regioni si muovono in un'ottica locale, spesso in un quadro di intese e di pactum sceleris con l'imprenditoria, che in qualche modo deve cercare di risolvere il problema. Non so se ho risposto alla sua domanda, ma il tema è talmente ampio, se c'è da fare qualche ulteriore approfondimento sono ben lieto di potervi rispondere. Grazie. Allora, io mi ero preparato un paio di domande, ma adesso fare un secondo giro la vedo un pochino difficile, visto il tema, anche perché bene o male dalla prima domanda su cosa ci si aspettava dai controlli abbiamo avuto una risposta interessantissima da parte del generale, però gli altri relatori hanno già anticipato a quelle che potevano essere il miglioramento su controlli. Mi viene in mente anche per quanto riguarda la parte della formazione su personale che va a controllare, detta al direttore del Presti. Pertanto, auspicando, io darei il testimone al direttore Bratti, auspicando ovviamente, ringraziando per la giornata, perché come ho detto all'inizio, questa presentazione di questo rapporto sancisce quello che è il nuovo percorso, quindi una nuova identità del sistema nazionale delle agenzie, e quindi l'auspicio che avevo fatto in un primo tempo di poter portare altri rapporti su altre attività, altri controlli che noi facciamo quotidianamente, che non sono così conosciuti. Non sarà possibile una brevissima replica, no? Andiamo avanti. Ce l'ha con me. No. Ma se vuole una breve replica gliela do volentieri, prego. Brevissima. No, solo perché ero rimasto molto... Esatto. E non l'avevo recuperato per acquisire benevolenza. No, una brevissima replica, perché credo che l'intervento del comandante sia stato estremamente interessante. E devo dire che da un lato mette in evidenza, cioè, il tema della legalità per Confindustria deve diventare un principio, ed è già un principio della nostra associazione, per cui non escludiamo che il tema dell'illegalità sia penetrato anche nella classe imprenditoriale, e quindi credo che questo faccia un danno all'intero sistema delle imprese. Ciò nonostante, io credo che noi dobbiamo lavorare, e credo che il comandante in qualche modo l'abbia detto, sul tema dei costi e lo smaltimento. Cioè noi abbiamo, non è un problema solo delle imprese e della criminalità, è un problema di sistema. Cioè abbiamo un problema di abbattere o rendere compatibili i costi di smaltimento con gli altri paesi, sostanzialmente agendo su due versanti. Da un lato, visto che non possiamo fare più discariche, dobbiamo in qualche modo sbloccare il tema della termovalorizzazione, e quindi dell'utilizzo di un po' di termovalorizzazione, e dall'altro dobbiamo sviluppare meglio i temi dell'economia circolare, del recupero di materia. Alcune questioni che venivano poste precedentemente sul tema del sottoprodotto, del riutilizzo delle materie, io credo che siano assolutamente imprescindibili. Quindi assumo
naturalmente le osservazioni che faceva il comandante, perché riporta dati di fatto rispetto ai quali è difficile controbattere, ma ritengo che dobbiamo su questo tema, proprio per ridurre la convenienza a comportamenti criminali, dobbiamo agire su per rendere i costi dello smaltimento compatibili con quelli degli altri paesi europei e quindi con un'azione forte di tutto il sistema paese. E quindi credo che questa sia la strada su cui lavorare insieme, insomma noi già collaboriamo con i carabinieri e credo che non abbiamo alcuna, non abbiamo alcun timore, insomma, a rappresentare interessi legittimi dentro un confronto con le istituzioni. Scusate, ma diciamo che la sua precisazione avrebbe aperto il pomeriggio e forse anche la sera, perché su alcune cose non sono d'accordo io, ma per alcune, come sul tema dei rifiuti o su determinati costi o sul tema dell'impiantistica nazionale o sull'incenerimento o sulla possibilità di utilizzare il CSS o sulla possibilità di poter portare alcuni materiali a tamponizzare o addirittura essere utilizzati in cementificio, come recentemente ho visto, tante cose. Potremmo aprire il pomeriggio, la serata, forse arrivare a mezzanotte con questa precisazione. Comunque, al di là di tutto, ancora complimenti per questa ottima riuscita di questo volume, che è importantissimo e, ripeto, è un bel timbro su poter mettere un'identità di questo sistema nazionale a rete, che è nato, si sta sviluppando, sta iniziando a correre, soprattutto con ritmo fra tutte le regioni, perché questa è la cosa che dobbiamo darci, un ritmo uguale in tutte le regioni, sperando che ce ne possano essere al più presto altri, soprattutto su tanti impianti, come dicevo prima, anche piccoli o medi, tantissime attività, e che ovviamente speriamo, l'auspicio sia che le ARPA non vengono considerate solamente le agenzie per la meteorologia, ma soprattutto per quanto riguarda agenzie che si occupano di monitoraggio e di controllo e prevenzione ambientale. Grazie, lascio il testimone al direttore Bratti.